Hey, can I come in? Oh, yeah, just close that door and sit right in that chair, alright? Alright. So, what's the problem? Well, Dylan made a video called Renewable and Non-Renewable Energies. I'm sure you've heard of it many times. And of course, it was successful. Very successful. In fact, I think it was more successful than anything we've ever created. Which is why I think maybe we should get more ideas from one of his family members. You know, interviewing them. Alright, but who? His grandmother. Okay, but why me? Because you look exactly like him. Also because you speak Italian. Alright, just tell me when and where I should interview her. Tomorrow at 14 AM in the highest house on the mountain. Ciao, come stai tu? Bene? Sì, bene. Tutto a posto? Sì. Ti dà fastidio se faccio un po' di domande? No, prego, accomodati pure. Dimmi, in questa stanza. Vieni. Ok. Presentati. Mi chiamo Aspri Carla. Sono nata a Roma, ho 82 anni. E ho due figlie che per varie vicissitudini si sono trasferite all'estero e per questo in questo momento mi trovo qui in Spagna per trovare mia figlia e mio nipote. Come era il femminismo nella tua epoca? Le donne tenevano la responsabilità? No, nella mia epoca le donne erano soggette prima ai papà e poi ai mariti perché loro comandavano di più, anche nel lavoro le donne erano meno importanti, se era preferibile avere un uomo, perché anche se la donna rimaneva in stato interessante veniva licenziata perché non aveva più, non poteva rendere di più, quindi la donna era sempre un passo minore al confronto del maschio. Che opinione tieni all'aspetto della situazione delle donne? Ma io l'opinione che ho è che penso che invece le donne sono uguali agli uomini. Tutti quanti abbiamo un cervello e può funzionare di più quello di un uomo, può funzionare di più quello di una donna e viceversa. Che capivi del meccanismo e che opinioni tenevano i maschi, incluso il tuo marito? Anche mio marito aveva una supremazia, lui diceva che era il capo della famiglia e per cui noi dovevamo chiedere permesso per fare qualsiasi cosa, anche se poi ce lo accordava perché magari chiedevamo delle cose possibili, non è che chiedevamo cose che non erano possibili fare, però lui voleva darci sempre il suo consenso. Qual era il tuo maggior sogno quando eri piccola? Volevo fare la cantante, ma purtroppo le lezioni costavano molto e più mio papà diceva che non era un ambiente buono per le donne e appunto perché contavano i maschi non mi ha fatto studiare canto. Hai vissuto alcuna guerra o situazioni dopo della guerra? Sì, infatti dopo la guerra c'era molta povertà, tutte le case distrutte, c'era poco mangiare, poco di tutto, si apprezzava qualsiasi cosa perché appunto la guerra aveva distrutto quasi tutto. Come celebravi le festeggi? Prendevi regali? Ma il tempo di Natale, mi ricordo che mia mamma prendeva un ramo di abete e metteva la carta argentata intorno alle noci, faceva le palline
intorno ai mandarini e attaccavamo queste cose per addobbare l'albero di Natale. Era un sistema povero, ma all'epoca si poteva solo questo. Com'era la tua situazione economica della tua famiglia durante la tua infanzia? Era un po' modesta perché mio papà era in guerra e allora la mia mamma lavorava e io stavo con la mia nonna. Non avevamo tante possibilità perché c'era la guerra. Che vestiti usavi quando eri giovane? Usavo dei vestitini modesti, a volte erano anche qualche cosa che mi regalavano le persone che avevano figli più grandi di me e allora si passavano perché in tempo di guerra si faceva questo lavoro perché non c'erano tante possibilità. Com'era la tua scuola e il sistema educativo nella tua epoca? Il sistema era buono, io andavo a scuola Regina Elena e erano le insegnanti molto brave, anche se era il tempo dell'epoca fascista e c'era un'educazione molto rigida. Ha mai avuto la possibilità di studiare? Sì, ho avuto la possibilità fino alla terza media perché all'epoca appunto non c'erano tante possibilità, allora era preferibile far studiare i maschi. E io ho imparato un mestiere di sarta e mio fratello studiava. La tua famiglia stava con te e nei tuoi studi? Certo, mio papà, quando è tornato dalla guerra, era con noi. Lavorava, mia mamma lavorava e stavano vicino il più possibile. Poi noi andavamo a scuola e pomeriggio stavamo con lui. Hai mai avuto l'opportunità di viaggiare? Sì, quando. E come erano i tuoi viaggi? Dopo, quando mi sono sposata e quando ho avuto i figli, quando la mia figlia maggiore era tour operator, mi ha fatto viaggiare tanto. E tanto, anche la seconda figlia è andata in America, io sono spesso andata in America a trovare mio nipotino. Hai assistito ad alcuni episodi di violenza maggio nella tua vita? Alcuni sì, perché in tempo di guerra. Anche per fame qualcuno aveva, diciamo, aveva fame e magari era prepotente purché di poter levare qualche cosa, qualche soldo a qualcuno, dava anche delle botte, come capita anche adesso che per strada qualcuno ammazza anche per qualche soldo. Quali aspetti positivi nella società attuale che ti piaceva quando eri nella mia età? Alla tua età noi avevamo molte più speranze, avevamo molti più sogni, credevamo in tante cose, avevamo più, non so, credevamo più nella società, credevamo che appunto una volta finito di studiare c'era un avvenire, ci fosse stata una società migliore, avevamo più credi. Adesso siamo un po' sfiduciati. Che erano le tue relazioni personali quando eri giovane? Ma si credeva molto nell'amicizia, si credeva nell'amore eterno, si credeva, avevamo tanti sogni, ci piaceva, credevamo, si può dire anche alle favole, perché eravamo venuti da un'epoca dove una piccola cosa per noi era una grande cosa. Quando riuscivi ad avere qualcosa, un vestito nuovo, una cosa nuova, era una conquista, per cui eravamo felici di questo. Adesso forse c'è stato un boom, che ci abbiamo avuto tanto. E non siamo più felici di niente. Ti hanno obbligato a stare con una persona o di fare un matrimonio? No, io ho fatto un matrimonio d'amore e sono stata molto felice. Peccato che mio marito è morto presto e allora ho potuto lavorare molto per tirare su i miei figli. Però sono felice così perché ho sempre un buon ricordo di mio marito e sono stata felice. Come erano i lavori domestici nella tua casa?
come si lavorano, come si fanno? Ma più o meno come oggi, si puliva, prima si spazzava, poi si lavava il pavimento, possibilmente con qualche cosa di disinfettante, e poi si spolverava, si fa quello che si fa oggi, per giù la stessa cosa. Adesso ci sono molti più elettrodomestici, prima ce n'erano meno e si lavorava più a mano, però la casa si puliva lo stesso. Quali opinioni tieni sull'LGTBI? Nessuna opinione, perché ognuno ha diritto di vivere la sua vita nel modo in cui si sente, come sta meglio. Com'era la situazione lavorativa nella tua epoca? Nella mia epoca, dopo c'era la ripresa dopo la guerra, per cui tutti cercavano un lavoro e tutti avevano un lavoro, naturalmente dovevano adattarsi, anche se i loro studi erano maggiori, anche dei lavori minori, però c'era la ricostruzione e bene o male si lavorava un po', era abbastanza buona. A quale età hai cominciato a lavorare? Io ho cominciato molto presto perché, come ripeto prima, come ho detto prima, mio papà non mi ha fatto studiare perché non c'erano tante possibilità, allora la donna imparava a lavorare, a cucire, faceva la sarta e quando ho finito le scuole a 13 anni andavo a imparare a fare la sarta. Che lavoro faceva una donna? In genere la donna appunto o faceva la sarta, la stiratrice, aveva una tintoria dove si lavavano i panni, una lavanderia, erano poche le persone che avevano un lavoro di ufficio, erano più prerogativa per gli uomini. La mamma di solito faceva la mamma di famiglia e quando non aveva molti figli da guardare trovava qualche lavoro anche mezza giornata, anche aiutare altre famiglie che stavano meglio. Hai notato alcuni cambi drastici quando hai arrivato a questa generazione attuale? Senza dubbio, molto, ma molto di più, perché è una situazione diversa in quanto la donna ha potuto studiare e avere la sua autonomia e avere la stessa parità di diritto dell'uomo. Infatti anche nel governo adesso ci sono molte donne. Quindi la situazione è sicuramente migliorata per la donna. Che vorresti evidenziare della tua vita attuale? Ma la mia vita attuale per me è abbastanza buona, perché ringraziando Dio, nonostante la mia età, ho una buona salute e riesco ancora ad essere autonoma per me stessa e anche forse d'aiuto per gli altri. Come ha affettato l'immigrazione della tua famiglia? Naturalmente i primi tempi ho sofferto, poi considerando che era per il loro bene l'ho accettato, anche se ancora adesso dei momenti ho nostalgia e malinconia perché ce li ho lontano, però ecco, ogni tanto vengo a trovarli. Che evento importante ti ha marcato la tua vita? Eventualmente la morte di mio marito, perché ha sconvolto tutta la vita della famiglia. Abbiamo dovuto avere la forza tutti quanti di reagire e di andare avanti, comunque è stata dura. Che conclusioni personali ha di tutto questo? Conclusione personale è che al momento, come ripeto, sto bene, ringrazio Dio della salute che mi dà e di potermi godere questi momenti insieme a quando è possibile, insieme alla mia famiglia. Beh, grazie per aver messo il tuo tempo con me, è stato un piacere conoscerti meglio. È stato un piacere anche per me conoscere te, sono contenta di esserti stata utile. Sì. Ciao. Ciao.